ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Sento di morire. Cadde qui Eugenio Curia, il giovanissimo, giovane intellettuale, scienziato, che dalla conoscenza profonda delle cose della natura trasse la volontà di comprendere anche le cose umane e quindi di cambiarle. Cadde qui, ucciso da una sventagliata di mitra, di un mitra fascista, e sulla pozza di sangue che rimaneva il giorno dopo, una mano di donna sparse dei garofani. Garofani come quelli che oggi abbiamo voluto portare per onorare la sua memoria e per rivendicarla nel momento in cui ci prefiggiamo il compito di ricostruirne il filo per ricostruirne l'esempio e attraverso quell'esempio metterci all'altezza di conoscere il mondo per trasformarlo. Eugenio Curiel, esempio di militante della gioventù comunista, dirigente del fronte della gioventù antifascista, unitaria, un arco ampio di forze che si contrapponevano al fascismo per rifondare l'Italia sulla base dell'eguaglianza, della giustizia e della dignità, Eugenio Curiel è l'emblema di tutti noi, è l'emblema di un'Italia che non è morta e che cova sotto le ceneri, dell'Italia che vuole rinascere, che vuole la sua indipendenza, che la voleva ieri contro i tedeschi e i fascisti e la vuole oggi contro la NATO e gli americani, l'Italia che ripudia la guerra, l'Italia che mette al centro la vita umana e che la considera al di sopra di ogni altra cosa come il principio e il valore su cui fondare una società liberata, una società socialista. Un poeta ha scritto dei martiri della resistenza che erano amanti della vita fino a morirne. Eugenio Curiel è stato uno di loro. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, ed era rossa la sua bandiera come il sangue che versò. La gioventù italiana dovrà essere la forza che salverà l'Italia riportandola alla libertà e alla dignità nazionale. A noi giovani comunisti spetta il compito di risvegliare nella gioventù italiana questa forza liberatrice e vendicatrice, questa forza che sarà essenziale nella ricostruzione e nell'epurazione, questa forza sulla quale dovrà fondarsi con il fallimento della vecchia classe dirigente la nuova Italia del popolo. L'Italia di Eugenio Curiel è l'Italia che rivendichiamo ed è l'Italia che dobbiamo costruire. Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza!